La concorrenza asiatica si fa sentire, ma unire le forze a quanto pare aiuta a resistere. È il caso del nord-ovest della penisola iberica, dove esiste un distretto tessile trasfrontaliero tra la Galizia e il nord del Portogallo. I due paesi hanno unito le forze riuscendo a farsi valere a livello mondiale. Il Portogallo è il primo fornitore di famosi marchi galiziani come Zara o Bershka, nonostante una certa carenza di manodopera. Il Portogallo è stato un vantaggio per la competitività della Galizia e credo che allo stesso tempo la Galizia sia stata un vantaggio per il Portogallo e alla fine ci siamo completati. Abbiamo camminato fianco a fianco per molti anni, ognuno di noi è specializzato in ciò che può fare meglio. Negli ultimi decenni la Spagna ha scelto di sviluppare modelli di business completamente diversi in questo settore, basati su marchi, modelli di vendita al dettaglio e di alto valore. Ma il Portogallo non ha seguito questa strada e ha insistito sulla tradizione e sul know-how che aveva già accumulato. Il Portogallo ha investito molto in ricerca e l'innovazione tecnologica e questo è stato estremamente interessante perché ha creato una complementarietà tra i due paesi. Fino ad ora il nostro rapporto ha sempre fatto passi avanti in diversi livelli di complementarietà e sono convinto che in questo momento c'è un punto di svolta in cui esiste già una seconda derivata di alcuni livelli di concorrenza. Molte aziende che hanno già raggiunto una certa massa e hanno fatto molto bene stanno sviluppando attività che sono quelle dei loro clienti qui. Saranno anche un incentivo per tutti noi e probabilmente ci ritroveremo con una nuova realtà tra pochi anni. Il Portogallo ha una carenza di almeno 6.000 lavoratori nel settore tessile. L'associazione che rappresenta quasi tutte le aziende portoghesi afferma che una delle soluzioni è aprire le porte ai migranti. La mancanza di lavoratori sta infatti impedendo al settore di crescere di più. Il Portogallo potrebbe incrementare la crescita che quest'anno ha avuto buoni indicatori. La Galizia e il nord del Portogallo sono un buon esempio della complementarietà che può produrre un'euroregione, in questo caso nel settore tessile.